gioco Djurkaeff, centrale Simeone, c'era vicino Zelias, ma Djurkaeff ha preferito toccare su Zanetti. Adesso Zelias, Simeone, cambia gioco il brasiliano verso Ronaldo, arriva Winter, riesce a toccare di testa, lo scambio con Simeone, ancora Winter, alla fine Foda che spazza con decisione, troppo lungo per Reinmaier, arriva Bergomi, Zanetti, Simeone, sta scendendo Silvestri, il passaggio per Djurkaeff, Zanetti, Ronaldo, posizione di ala destra, serie di finte, sinistro di Ronaldo ribattuto e poi Sidorčuk sul rimpallo riesce a fermare l'iniziativa di Ronaldo al decimo minuto del secondo tempo, sempre 0-0, rilancio verso Haas, Galante attende, ancora Haas, poi Galante commette fallo su Mario Haas, c'è calcio di punizione. Beh, da quella parte Fulvio evidentemente non hanno acceso i termosifoni sotto il campo, perché lì il ghiaccio c'è, si vede e condiziona molto il controllo di palla da parte dei giocatori. In avanti Posch, si prosegue per il vantaggio, l'apertura di Schopp verso Neukirchner, vediamo se ce la fa, non ce la fa a riconquistare il pallone prima che termini sul fondo e quindi rimessa da parte dell'Inter con Pagliuca. Quando siamo arrivati all'undicesimo del secondo tempo, inquadratura sulla panchina interista, Roberto Baggio sta iniziando, si fa per dire, il riscaldamento, perché qui si può parlare di tutto tranne che di riscaldamento. Popovic intanto nel duello con Djurkaeff, è bravo Popovic a vincere di forza, meno bravo invece Schopp che non controlla, Simeone, Zelias, sta scattando Ronaldo, parte Zelias con il cross, colpo di testa da parte di Posch e adesso può ripartire Martens. Kocian, spostato il gioco dall'altra parte con il lungo passaggio di Martens verso Neukirchner, chiude Simeone, ancora Neukirchner, si porta in area Schopp, l'ultimo a toccare è stato Simeone, poi Neukirchner vince il duello con Silvestre, cross lungo dall'altra parte dove Zanetti controlla bene evitando il possibile colpo di testa di Haas, scambia con Winter, lancio lungo linea per Winter che prova ad andarsene ed è bravissimo a saltare Posch, adesso c'è la parità numerica 3 contro 3, prova il cross Winter, Djurkaeff, si sta liberando Ronaldo, Djurkaeff, tiro e parata di Sidorčuk, bravissimo a bloccare il pallone sull'erba ghiacciata, Ronaldo era stato molto bravo a fare un movimento che portava via i difensori. E subito mi è venuto un flash, se ben ricordi, il gol della finale, della partita Italia-Germania, campionati mondiali 82, quando fece gol Paolo Falcao, movimento di Tudinho Cerezo a portare via l'uomo, qui la stessa cosa ha fatto Ronaldo, praticamente portando via non solo uno ma quasi tutti e due uomini sono stati tratti in inganno dal movimento di Ronaldo. Il tiro è stato abbastanza buono da parte di Djurkaeff, portiere insomma ha fatto una buona parata. Calcio di punizione per lo Sturm, il fallo è stato di Colonnese sul capitano Reinmaier e dunque punizione in favore della formazione austriaca, si sta preparando ad entrare in campo intanto Ivan Zamorano e sarebbe questo il primo cambio per l'Inter, mentre Reinmaier è rimasto a terra dolorante dopo lo scontro con Colonnese. Qui dopo i colpi magari si fa più fatica a respirare, Fulvio, con questo freddo. Sì, si fa fatica a respirare, ma io penso, ecco, Osim che fa segno di no, evidentemente non ho capito bene se all'arbitro oppure all'intervento di Colonnese. Ma guarda, ci sono effettivamente delle difficoltà climatiche, ti sottolineavo all'inizio della partita che ci vogliono 10-15 minuti per rompere il fiato, perché il gelo, il freddo ti paralizza le gambe, solo col continuo movimento dopo i muscoli riescono a sciogliersi. Reinmaier è momentaneamente fuori dal terreno di gioco, quindi lo Sturm riprende a giocare in 10 contro 11 e sta per battere il calcio di punizione. Ecco lo spiovente sul quale salva Bergomi anticipando Popovic, disimpegno di Djurkaeff, mentre Zamorano si è tolto i pantaloni della tuta ed è pronto ad entrare sul terreno di gioco e sarà il primo cambio da parte dell'Inter. Intanto controlla Zelias in mezzo a due avversari, Haas però è bravo a far ripartire l'azione e c'è la fuga di Kocian in posizione di ala sinistra, lo chiude Zelias,
e la rimessa laterale è favorevole allo Sturm nonostante le proteste di Zelias. La effettua lo stesso Kozian. Martens, stocco all'indietro di Reinmaier, il capitano che è rientrato in campo, parte il cross, allontana Silvestre, limite dell'area, Neukirchner, grande pagliuca in calcio d'angolo sul tiro di Neukirchner che stava per portare in vantaggio lo Sturm. Pagliuca si è confermato l'uomo che salva l'Inter nei momenti più delicati. Ecco, guardate il bellissimo intervento di Pagliuca, ma soprattutto c'è stata, non so se hai visto, il rimprovero di Beppe Bergomi a Silvestre, reo di aver respinto pallone di testa in mezzo praticamente all'area di rigore, ed ha ragione, questo non si fa, di solito si respinge ai lati per non permettere all'avversario di essere pericoloso. Sul cross di Kozian, Pagliuca ancora una volta sicurissimo. Non era stato impegnato finora Pagliuca e questo a volte per i portieri è un handicap, perché arrivano ancora più freddi della temperatura di stasera al primo appuntamento con il pallone. Questa era una parata molto difficile, Pagliuca ha confermato di essere davvero un uomo provvidenziale per la squadra di Lucchese. Ha confermato le proprie qualità. E adesso osserviamo l'attacco di Schopp, a destra Kozian, è troppo lungo il passaggio, arriva Bergomi, alla fine deve deviare il pallone in fallo laterale perché si stava precipitando Haas pericolosamente. Ecco inquadrato Ivan Zamorano, pronto ad entrare, sarà il primo cambio e dovrebbe uscire Ronaldo, che alla vigilia della conferenza stampa che ha preceduto l'incontro aveva ammesso di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Ha speso abbastanza Ronaldo e adesso abbandona il campo lasciando il posto a Ivan Zamorano. Primo cambio dunque da parte dell'Inter, arriva al 16° del secondo tempo. Mossa prevedibile, Ronaldo in rodaggio e l'Inter lo aspetta, ma i segnali sono confortanti a giudicare dalla prova di stasera. Soprattutto abbiamo sentito le parole di Sandro Mazzola prima della partita, un giocatore che va recuperato piano piano facendolo giocare, queste sono le intenzioni della società, probabilmente anche lui che deve dire come si sente. Attenzione intanto all'attacco da parte di Neukirchner, che pochi istanti fa ha chiamato in causa Pagliuca. Il cross di Schopp, colpo di testa di Kozian e palla fuori. Ancora una volta Kozian qui aveva vinto il duello con Silvestre, il suo colpo di testa è terminato fuori. Comunque, ritornando sul discorso di Ronaldo, mi sembra che i suoi 60-70 minuti, mi pare Massimo, siano confortanti, ha fatto movimento, io mi preoccupavo soprattutto di questo, che non facesse movimento, lo ha fatto, spesso è stato troppo isolato, non supportato adeguatamente dai compagni, però direi che insomma il suo carisma in campo, quando in campo c'è e si vede. Tra l'altro Ronaldo aveva ammesso che forse con il Real aveva un po' esagerato restando in campo più a lungo di quelle che erano le sue possibilità in quel momento e compromettendo così la guarigione definitiva. E fa bene ad amministrare le energie Ronaldo, perché questa tendinopatia che gli dà problemi al ginocchio a volte, che lo costringe a convivere con il dolore, va affrontata nel migliore dei modi, quindi anche tirando il fiato quando è necessario. E adesso è entrato in campo Zamorano, che va a far coppia con Djorkaeff, scatta il francese, evitato Popovic, insiste ancora Djorkaeff, c'era stato un fallo su di lui, si prosegue per il vantaggio, ancora Djorkaeff, palla dall'altra parte per Zelias, ancora Zelias, si porta in area Zamorano, parte il cross del brasiliano che è stato però fermato da Neukirchner. Haas verso Reinmaier, Bergomi che in qualche modo allontana il pallone dall'area, Silvestre, Djorkaeff, subito il lancio per Zamorano in area, è in vantaggio Sidorchuk, nessun problema per il portiere polacco. Abbiamo superato il primo quarto d'ora del secondo tempo, siamo al 18° della ripresa sul punteggio sempre di 0-0 fra Sturm e Inter. Si avvicina intanto alla panchina dello Sturm Neukirchner, che ha qualche problema, lancio di Schopp, salta Galante, se ne va Sanetti sulla fascia destra seguito da Kozian, Zamorano, Zanetti, Winter, arriva a dargli una mano Simeone, apertura a destra è per Zanetti, Zanetti a spazio in area di rigore, palla sul destro e palla in rete, splendido gol straordinario di Zanetti, è sempre lui che salva l'Inter nelle ultime tre partite con la Salernitana, a Vicenza con il tiro deviato poi in porta da Silvestre e adesso con lo straordinario gol, una sassata che ha battuto Sidorchuk e che ha portato in vantaggio l'Inter, in questo momento capolista del gruppo C, gol di Zanetti, Inter in vantaggio. E soprattutto avete visto il sorriso di Massimo Moratti, di Tronchetti Provera,
devo dire che completamente rigenerato questo giocatore Zanetti in queste ultime partite, non a caso ha salvato l'Inter, come hai sottolineato tu, qui c'è stato